Ciao amici e ben ritrovati. Oggi continua il viaggio negli inchiostri, parliamo di un inchiostro un po' particolare, non molto presente nei negozi, nelle rivendite qui in Italia, ma degli inchiostri che io trovo interessanti. Sto parlando della serie Califoglio dell'Artisan Pastelier. È un artigiano francese che propone una serie, una gamma di inchiostri colorati per belle arti. Fra tutti questi, inchiostri per acquarelli, inchiostri per pennini calligrafici, esiste anche una linea per l'appunto la Califoglio Trio dedicata alle penne stilografiche. In realtà credo di aver capito da quello che è scritto nel sito che in realtà non è un inchiostro dedicato, quindi composto esclusivamente per le penne stilografiche, quanto piuttosto compatibile con le penne stilografiche. Tanto è vero che anche sull'etichetta del non questa ma della ricarica c'è scritto proprio che è compatibile, se non ricordo male, l'ho visto, eccolo qua, inchiostro compatibile per le penne stilografiche. Allora, innanzitutto guardiamo un pochettino come è fatto. Il calamaio, Califoglio Trio si chiama, il calamaio è trio perché è triangolare, è davvero un bel calamaio. Essendo un artigiano, diciamo proprio un produttore, gli perdoniamo qualche cosa, diciamo fatta più che mai in buona fede. Troviamo sul calamaio la scritta che si tratta di 40 millilitri, in realtà sono 35, nel sito a volte è indicato come 30 millilitri, insomma non si comprende bene, credo che sia venduto come 35, quindi fugato ogni dubbio, in medium stat veritas, e quindi siamo tutti felici e contenti. Un pochettino più di attenzione in questo, diciamo, non guasterebbe, proprio per la trasparenza verso il cliente finale, anche se poi non cambia nulla. Dicevamo, bello il calamaio, un bocchettone ampio per farci passare anche le penne più generose, quelle più corpulente, e soprattutto vi dicevo una forma inedita, una forma un po' diversa dal solito che ci permetta di riconoscerlo e afferrarlo in mezzo a tanti altri. Bello, mi piace. Poi vetro, l'etichetta è solo davanti, quindi tutti gli altri lati sono liberi, significa che in controluce fa la sua bella figura. Mi piace vedere l'inchiostro nel vetro, poi diventa ancora più riflessuoso, ok? Ci dà veramente tanti colori. Ma la cosa che apprezzo maggiormente, cosa che ritroviamo in Francia in molti altri prodotti, non solo negli inchiostri, ma anche nei saponi, nei bagnoschiuma o in altri prodotti, è la ricarica. Allora, la ricarica non ha un corpo avvenente come quello del calamaio, perché si tratta di un tetrapack, come vedete, che comunque sta in piedi da solo, perché la base, essendo allargata, sta in piedi da solo. Io ne ho ricevuto 5 o 6, quindi hanno viaggiato e viaggiano e sono chiusi molto bene. La ricarica ha il vantaggio di essere più economica, di contenere il costo. Allora, già questo è un inchiostro economico, non abbastanza economico. È un inchiostro che in calamaio costa 6 euro, quindi assumiamo che sia da 35 millilitri, quindi alla fine paghiamo 170 euro al litro. Significa economico, anche se la cifra sembra esorbitante, e forse lo è anche, ma poi alla fine quello è il prezzo. Questo, che è da 50 millilitri, come forse avete potuto leggere prima, invece ci costa appena 100 euro, cioè è uno degli inchiostri più economici in assoluto. Io ho provato a spalmarli sulle penne, cioè ho provato a utilizzarli in questo breve periodo, perché mi sono arrivati tutto sommato da un mese a questa parte.
Sono inchiostri innanzitutto con tonalità molto belle, veramente molto belle. Vi invito a visitare il sito di questo artigiano perché le tonalità dei colori si vede che sono dedicate al mondo delle belle arti, quindi hanno anche sfumature e intensità un po' diverse da quelle che abitualmente troviamo negli inchiostri per penne stilografiche. Però è anche vero che su qualche penna funzionano bene, su qualche altra penna si vede che non c'è quella formulazione indicata appositamente per, e magari possono creare piccole, piccole, quasi insignificanti no, così, sbavature sul percorso che ad un occhio attento risultano un po' più evidenti per chi magari insomma non è proprio un ipercritico, magari non le nota nemmeno. Che so, avere una differenza di saturazione lungo il tratto perché magari l'inchiostro non fluisce in maniera omogenea nel suo transito verso il pennino, a volte risultare troppo, un po' troppo acquosi, cioè lasciare il pennino un po' troppo scoperto, avere una disomogeneità nel chiamiamolo così, nel pigmento, nella diluizione del pigmento sul pennino, e lo sentiamo, lo avvertiamo in che modo, perché magari lo scorrimento, la scorrevolezza è un pochettino diversa in qualche tratto. Questo solo alcuni colori. Permettetemi due parole ancora sulla ricarica. Allora, non è bellissima, diciamoci la verità. È un Tetra Pak, però è ben sigillato, quindi io li ho aperti, li ho chiusi, ho provato a shakerarli ancora per vedere se per caso una volta aperti mi avessero macchiato. No, per fortuna no. Il tappo è un tappo che si svita. Ovviamente dobbiamo ricorrere a qualche altro strumento per utilizzarlo, perché allora ci passa un converter. Non è assolutamente un problema, vediamo se ne uno qua. Tra l'altro, vedete anche da aperti stanno in piedi. L'unica accortezza, lo dico a Marco Chiari, che è veramente è un, in questo è un campione. L'unica accortezza, metteteli distante dal piano di lavoro se sono aperti, perché una volta colpiti e rovesciati veramente fanno danni. Ecco, a me non è ancora successo, uso ancora perché mi conosco. E allora, come vi dicevo, un converter passa agevolmente nell'imboccatura. Ovviamente non potete infilarci il fusto della penna e quindi utilizzarlo con la penna. Lo caricherete un pochettino e poi lo infilate nella penna. I metodi possono essere tanti. Allora, o vi procurate un piccolo calamaio dove potete procedere anche all'intinzione delle vostre penne, se volete provarlo così. Se no, molto più comodamente con una pipetta da inchiostro. Prendete, mettete nel calamaio, riempite la cartuccia, fate quello che dovete fare. Alla malparata, vi dicevo, anche una siringa per riempire la cartuccia o il converter, come vi trovate meglio. Ma dato il costo, decisamente contenuto e la qualità degli inchiostri, vale la pena, una volta che avete preso i calamai che vi piace avere, in questo caso, essendo un appassionato di blu, ho preso questo blu Méditerranée che mi piace tantissimo. Potete utilizzarli così. Il problema, il limite di queste cose, senza essere travasato, si presenta quando avete delle penne che funzionano a pistone oppure a levetta, a bottone, quando il sistema di caricamento è nella penna ed è conglomerato con la penna, allora diventa impossibile. Se io devo usare questa Mondial che ha il caricamento a bottone sul fondo, non c'è modo di farla passare, non c'è modo di riempirla così. Ecco perché non vi serve né siringa né pipetta né niente, dovete per forza utilizzare un calamaio di un inchiostro che ormai è esaurito e lo riversate lì, così lo chiudete bene, ce l'avete anche in bella vista. Ecco un altro motivo: tenete i calamai quando li avete usati, quando per l'appunto non sono finiti, non buttateli via perché possono sempre servire. Rapportato al prezzo finale è assolutamente da consigliare, quindi se avete voglia di provare Artisan Pastellier, la serie Califoglio, questa è la ricarica risparmio, per così dire,
Quindi, una volta che avete finito il calamaio del vostro inchiostro preferito, vi comprate una ricarica, risparmiate e la travasate nel calamaio. Grazie a tutti amici per aver seguito anche questo video, vi aspetto ai prossimi.